Buongiorno, possiamo iniziare questa conferenza stampa. Io sono Giovanni Santarelli, sono il dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, che è un po' il punto di riferimento degli interventi a favore del terzo settore, di cui questo è un importantissimo progetto di cui daremo conto in questa conferenza stampa, coinvolgendo poi i protagonisti che presenterò appena darò loro la parola. Nel frattempo mi premeva dire questo: la disponibilità finanziaria che abbiamo messo a disposizione come Regione Marche per questo specifico progetto di 800.000 euro è dentro un finanziamento più ampio che per l'anno 2019, perché questo è il riferimento finanziario, ammonta a 1.292.000, cioè nel finanziamento trasferitoci dallo Stato per il terzo settore 2.292.800.000 l'abbiamo dedicato per questa progettualità, che poi vedremo interessante perché ha utilizzato il metodo della coprogettazione, ha coinvolto ben 14 associazioni di volontariato per realizzare un progetto importante legato anche all'emergenza Covid. Ma noi già negli anni precedenti avevamo messo a disposizione del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale disponibilità all'interno della normativa di riforma del terzo settore. Do alcuni dati: nel 2018 avevamo messo a disposizione 1.020.000 euro, nel 2017 939.000 euro, nel 2019 appunto, come dicevo, 1.292.000, sono già arrivati finanziamenti per il 2020 1.000.000 di euro e addirittura per l'emergenza Covid ulteriore lo Stato ci ha trasferito altri 1.600.000 sempre per volontariato e promozione sociale, quindi un plafond importante di disponibilità finanziaria che ci ha permesso di rilanciare alla grande il volontariato, l'associazionismo di promozione sociale e anche altre realtà che peraltro noi avevamo anche, utilizzando la nostra piattaforma 210, sostenuto con degli finanziamenti importanti. Do alcuni dati anche in questo senso. Dunque, abbiamo messo a disposizione per il volontariato, promozione sociale e il gruppo di protezione civile con la piattaforma 210, quindi con finanziamenti regionali, 2.000.000 di euro, che è servito per intervenire per 821 realtà associative nella nostra regione, ovviamente sempre in aggiunta di quelli di cui parlavo poco fa. Quindi 2.000.000 di euro per 821 realtà associative tra volontariato, promozione sociale e gruppi comunali di protezione civile, e più in aggiunta anche un importante 2.800.000 per la cooperazione sociale, che ci ha permesso di finanziare 178 cooperative sociali, di cui 99 di tipo A e 79 cooperative di tipo B. Quindi un intervento significativo tra fondi regionali, trasferimento di fondi nazionali all'interno della riforma del terzo settore. Poi abbiamo in mente anche già per il 2021 di intervenire per la cooperativa di tipo B per facilitare l'inserimento lavorativo. Abbiamo già la disponibilità e stiamo lavorando la predisposizione del bando, per dire che c'è un impegno significativo, complessivo, che la Regione sta adottando per l'importante mondo del terzo settore, di cui oggi presentiamo una progettualità che è importante non soltanto perché è dentro questa disponibilità finanziaria, ma proprio per il modo con cui si è arrivati a elaborare questo progetto, no? I cui protagonisti, che sono stati per noi coprogettatori di questo intervento, sono al tavolo e che presento brevemente, poi passerò la parola per dare un'illustrazione delle varie componenti che hanno contribuito a realizzare questo progetto. Quindi Manuela Carloni, presidente dell'Auser Marche, che è l'ente capofila del progetto, che illustrerà un po' i contenuti di questa progettualità, che ripeto è nato in questo tavolo di coprogettazione, ma è frutto del lavoro fatto assieme. Davide Galeati, che è in arrivo, parlerà quindi dopo, della consulta delle fondazioni, che ha un ruolo importante perché contribuisce significativamente con le associazioni di volontariato a proposito delle polizze assicurative necessarie per potersi garantire le anticipazioni, che noi abbiamo dato importanti perché noi anticipiamo l'80% di queste contribuzioni. E poi Simone Bucchi, che è presidente del CSV,
a tutti conosciuto, che illustrerà il ruolo che il CSV ha avuto in questo progetto. Sono presenti anche Massimiliano Bianchini, presidente regionale di ARCI, Andrea Sbaffo, presidente dell'ANPAS, e Maurizio Tomassini, che non c'è ma è sostituito dall'amico Fabio Corradini in rappresentanza delle ACLI Marche. Quindi c'è tutto il vastissimo mondo del volontariato, della promozione sociale, ciascuno dei quali ha svolto un ruolo significativo, che adesso, a cui adesso passo la parola a tutta la rete. Sì, sì. Quando vuoi, a Manuela Carloni, se dà indicazioni sul mondo. Allora, intanto buongiorno a tutti. Trovo che il lancio di questo progetto sia davvero un momento molto importante sia per le associazioni che per le istituzioni, perché come diceva giustamente Nino Santarelli, è una sperimentazione di alto livello, io credo l'unica, la prima in Italia. Non è mai successo che tante associazioni si mettessero assieme per affrontare un unico obiettivo, che è quello in particolare delle fragilità che sono state prodotte dal Covid e quindi le nuove fragilità che andremo ad intercettare nel post-Covid. È accaduto grazie a questo strumento della coprogrammazione, della coprogettazione messa a disposizione del codice unico del terzo settore, che è stato sicuramente una rivoluzione per le associazioni, perché le obbliga a riordinare, a riordinarsi e rendere anche molto più trasparenti le proprie azioni, quindi un valore aggiunto rispetto alle azioni che già svolgono e hanno svolto fino ad oggi. Sono quattro gli obiettivi, i quattro obiettivi che sono stati indicati dal progetto e sono stati concordati con la Regione: contrasto alla povertà estrema, interventi a domicilio. Voi sapete che soprattutto durante il Covid questi due temi sono stati il fronte di tante associazioni che hanno aiutato l'istituzione ad affrontare le fragilità, e malgrado le tante difficoltà i nostri volontari sono stati in campo per al possibile, per fare il possibile, anche reclutando nuovi volontari per dare una risposta concreta ai cittadini. Poi supporto a distanza. Supporto a distanza significa supporto anche di tipo psicologico. Le conseguenze del Covid hanno prodotto fragilità anche nell'affrontare la vita di tutti i giorni. C'è più paura, c'è pessimismo, c'è sfiducia, e quindi questo servizio del sostegno a distanza, soprattutto per le situazioni più fragili, che sono anche quelle che di conseguenza subiscono di più degli altri su di sé, appunto, le conseguenze negative del Covid, si sono rivelate preziose. Ecco, noi vogliamo investire in particolare anche in quest'area, valorizzando tutte le associazioni, le tante associazioni in questo tessuto così ricco come la Regione Marche, che già svolgono questa attività e che comunque hanno intenzione di potenziarla. Per ultimo, il grande obiettivo del supporto al tessuto associativo. Supporto al tessuto associativo, che significa in particolare supportare le associazioni con la formazione, perché affrontare le fragilità di un territorio così complesso, che ha voglia di ricominciare, ha necessità di un tessuto associativo che sia in grado di farlo. Quindi punteremo molto alla formazione proprio per aiutare i nostri volontari, i nostri soci, ma anche i cittadini che saranno coinvolti nel progetto. Vi do soltanto qualche numero. Intanto, diceva Nino, sono 14 le associazioni che formano l'Associazione Temporanea di Scopo, l'ATS, che abbiamo appunto siglato dal notaio, che hanno, come dire, dato la disponibilità a questa grande sfida. Le dico velocemente, le quattro associazioni le abbiamo già dette, ma c'è anche l'Avis, quindi Auser, Avis, Arce, Aclima, l'ANPAS, Marche, Legambiente, la CDO per i sociali,
ANFAS, ANTEAS, AIAS Pesaro, Centro di Ascolto di Prima Accoglienza dell'ODV di Macerata per le Caritas, ADA Marche, ANMIL Marche in rappresentanza della Federazione Fund e Centro Sportivo Italiano, Comitato Regionale Marche. Quindi sono queste le 14 associazioni che compongono l'Associazione Temporanea di Scopo. Queste 14 associazioni, pensate, rappresentano 759 associazioni e organizzazioni del terzo settore del territorio, perché poi ognuna di loro ha tanti circoli, tante realtà associative sul territorio. In più, oltre alle 14 associazioni che hanno quindi, diciamo, la responsabilità della gestione amministrativa organizzativa del progetto, ci sono tante altre piccole associazioni, arriviamo fino a 40, che hanno aderito e che saranno organizzate dai presidenti titolari delle quattro macro aree. Perché abbiamo, e su questo voglio fare un passaggio, voglio ringraziare veramente la grandissima, sottolineo, grandissima professionalità di un CSV, di un Centro Servizi del Volontariato Marche, che ha veramente del personale di altissimo livello, che è stato in grado in pochi giorni di organizzare questo progetto complesso, di organizzarlo approfittando anche della collaborazione progettuale di ogni associazione. C'è stato veramente un grande lavoro di rete. Credo che da questo punto di vista noi sentiamo la sfida di dimostrare come un'organizzazione di rete, quindi fare le cose assieme, insieme, sia un nuovo modo di rispondere alle sfide, perché noi siamo convinti che solo uniti si vince, e per vincere le fragilità di un territorio esposto al Covid e quindi poi al post-Covid, non sappiamo ancora che cosa ci aspetta, è necessario fare sinergia. Quindi sinergia con le istituzioni con le quali abbiamo fatto questo bellissimo progetto e che ci hanno lasciato la giusta flessibilità, perché pensate, fino al 40% delle risorse noi potremo, ovviamente insieme alla Regione, condividendo con la Regione il percorso, potremo rivedere le azioni sul territorio, perché vogliamo spendere queste risorse al meglio. Quindi questa sperimentazione è unica, dicevo, e forse può anche tracciare un modo diverso di lavorare, in cui le risorse vengono utilizzate non in maniera rigida ma in maniera flessibile, rendicontando passo passo, perché il nostro obiettivo è quello di monitorare e rendicontare passo passo ciò che si fa per rimodulare le azioni. Voi capite che in una situazione in cui noi non sappiamo neanche domani cosa ci aspetta, questa necessaria flessibilità è una grande ricchezza. Chiudo con una prospettiva. Diceva Nino, stanno arrivando altre risorse, sono già arrivate altre risorse. Ci piacerebbe continuare questa sperimentazione sul territorio insieme alle istituzioni, perché crediamo anche che possa essere un grande aiuto per i nostri circoli sul territorio, anche per fare loro stessi meglio quell'azione di coprogrammazione e coprogettazione, che voi sapete l'articolo 55 e 56 del Codice Unico del Terzo Settore ci dice che dovrà essere svolta tra istituzioni e associazioni iscritte all'albo nazionale che a breve dovrebbe partire. Quindi un momento di sfida per tutti, per noi in primo luogo, ma io credo anche per le istituzioni, dimostrando come l'unione tra forum e terzo settore, ricordo che nel coinvolgimento del progetto abbiamo anche coinvolto il forum, il rappresentante delle associazioni, i CSV e le associazioni che partecipano, e anche altre che nel tempo, anche con le prossime risorse, volessero entrare in questa sfida, secondo me, straordinaria, abbiamo appunto la possibilità di crescere tutti. Crescere nel concetto di rete, che rete inclusive e solidali per la comunità, io credo che il nome già dica tutto. Quindi grazie ancora anche ai grafici del CSV che sono stati in grado di rappresentare così bene
questo progetto in pochi tratti. Grazie. Bene, sì, ma non è ancora arrivato. Mi ha scritto un messaggio che non riesce, perché non riesce ancora. Sì. Sì. Grazie a te, Simone. Allora, sì, purtroppo Angelo Galeati non riesce a venire, lui è presidente della consulta delle fondazioni marchigiane e mi ha chiesto di riportarvi la decisione assunta dalla consulta di intervenire nel progetto cofinanziando la parte che del 5% che la Regione ha lasciato come cofinanziamento. Oltre a questo, la consulta delle fondazioni e Angelo Galeati in prima persona ci ha aiutato grazie al coinvolgimento di Banca Intesa per la concessione della fideiussione che noi dobbiamo rilasciare alla Regione per avere l'anticipo. È un passaggio importante perché noi con la consulta delle fondazioni tempo fa abbiamo aperto un fondo di garanzia che permette alle piccole associazioni di non dover impegnarsi in prima persona con i beni personali dei presidenti che fanno spesso volontariato e piccoli interventi, ma grazie alla solvibilità di tutte queste organizzazioni il fondo di garanzia che ha costituito Banca Intesa con la consulta delle fondazioni può coprire la responsabilità. Per cui le fondazioni sono importanti per queste due cose. La prima è che credono nel progetto e quindi cofinanziano, e la seconda è che ci hanno aiutato ad avere da Banca Intesa la fideiussione necessaria. Sarebbe stato interessante avere qui al tavolo Galeati perché noi insieme rappresentiamo un sistema. Il forum del terzo settore dialoga con la Regione per trovare soluzioni adatte allo sviluppo di progetti. Le associazioni, la promozione sociale, il volontariato in primo piano si mette in gioco. Pensate che oltre alle 14 associazioni coinvolte, in totale sono 42 i soggetti che parteciperanno alla realizzazione di Riesco, per cui un dato molto importante. Quindi il forum fa il dialogo con la Regione, le associazioni coinvolte in prima persona e il centro servizi è collocato in questo sistema perché, come dice il nostro nome, noi diamo i servizi. Nel progetto Riesco, come in tanti altri progetti nei quali siamo coinvolti, noi siamo un po' quelli che aiutano a fare il progetto. Abbiamo un'esperienza ormai decennale nella realizzazione di progetti europei, di progetti che facciamo col Ministero. Cioè cerchiamo di aiutare il terzo settore ad intercettare risorse che non sono soltanto regionali ma che arrivano anche da fuori regione, così da arricchire il nostro territorio di opportunità. Oltre alla fase di progettazione alla quale abbiamo collaborato, noi faremo nel progetto il monitoraggio, cioè seguiremo costantemente tutto lo sviluppo del progetto e sapremo in tempo reale se qualcosa sta funzionando meglio e quindi va potenziata, se c'è qualche criticità e quindi si interviene per aiutare insomma a sistemare questo problema, e quindi faremo il monitoraggio insieme con le associazioni ovviamente. Faremo il coordinamento rispetto alla comunicazione, parlava Manuela prima della capacità dei nostri grafici che ci ha riconosciuto in effetti, e per cui ci prendiamo questo grazie e cercheremo di fare ancora meglio. E ultima cosa, seguiremo tutta la parte di amministrazione e rendicontazione. Credo che questo sia un valore perché per la Regione avere, ormai ci conosciamo da tempo tra tecnici e con i tecnici della Regione c'è un rapporto, un dialogo costante e continuo sulle modalità anche di gestione
dei progetti, e quindi anche per la regione sapere che il centro di servizio al volontariato si occupa del monitoraggio e della rendicontazione in qualche modo è una garanzia, perché ormai abbiamo un sistema di lavoro insieme rodato. Io non vado oltre, volevo soltanto aggiungere una constatazione che è relativa al funzionamento del nostro sistema. Non in tutte le regioni il forum del terzo settore ragiona con le istituzioni, il centro di servizio si mette a disposizione su tutti i progetti più importanti, e non in tutte le regioni le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato dialogano al loro interno. Questo, voi qui al tavolo oggi avete ARCI, ACLI, ANPAS, Hauser, soggetti importanti, soggetti che a livello regionale hanno anche dei numeri molto significativi, e questo non accade in tutte le regioni, ma soprattutto, e chiudo, non in tutte le regioni accade che l'amministrazione, l'istituzione accetta un dialogo con il terzo settore, invece qui accade. Per questo ringrazio Giovanni Santarelli, perché ci ascolta sempre anche quando le nostre richieste sono un po' difficili da assistere, e ringrazio il Presidente perché in questi anni non ci ha fatto mai mancare il suo appoggio, il suo sostegno anche nella visione di terzo settore che condividiamo. Allora, Presidente. E credo che le parole che abbiamo ascoltato fanno capire molto bene il valore della conferenza stampa, della scelta che viene avanzata. Simone, Manuela sono stati estremamente chiari nel raccontare, che sono i rappresentanti delle associazioni di volontariato, cioè la forza dell'iniziativa, il fatto di essere tutti assieme, di portare avanti un progetto di comunità, di avere degli interlocutori molto vari, perché sostegno che va nella direzione della fragilità più diversi, unendo anche competenze che lavorando assieme riescano a toccare un po' tutta la comunità marchigiana, di farlo come contributo del volontariato nella fase post-Covid, sperando che sia post per davvero, e di ripartenza, di vicinanza ai soggetti fragili che come sempre nelle situazioni di disagio diventano ancora più fragili, cioè nella una società quando si indebolisce, quando vive un'esperienza difficile, trova che le persone che hanno difficoltà ce l'hanno ancora di più, come è logico che sia. E invece il mondo del volontariato ne esce rafforzato, perché invece lavorare assieme è un valore che è di grandissima forza, deve la reazione giusta, cioè nella emergenza, nella difficoltà, unire le forze per fare qualcosa di straordinario. Prima Santarelli ha fatto giustamente l'elenco delle risorse che aiutano a dare una misura, cioè circa 1 milione tutti gli anni, un valore aggiunto di 1,6 milioni dalla parte dello Stato su quest'anno, un valore aggiunto di oltre 2 milioni da parte della Regione come contributo. Quindi praticamente fra il valore aggiunto dello Stato e della Regione si è quasi raddoppiato quello che normalmente si mette in 5 anni. Quindi delle risorse veramente importanti. Ma la verità vera, per chi conosce il mondo del terzo settore del volontariato, è il valore aggiunto straordinario che arriva dai volontari, cioè quello che noi non conteggiamo mai, che se conteggiato da numeri importanti è quanto vale ogni ora di volontariato fatto da chi liberamente mette le proprie competenze, la propria preparazione, perché parliamo quasi sempre di volontariato qualificato. Il centro servizi, così come le singole associazioni, si preoccupa della qualità dell'attività fatta attraverso la formazione che i volontari fanno, chiamiamoli volontari 4.0, visto che va di moda usare questo termine, non tanto perché gli abbiamo attaccato dei fili, sono tecnologici, ma perché fanno le cose con un livello, una qualità altissima. E quindi c'è un valore che queste risorse mettono in moto molto molto superiore, così come la lavorare in rete moltiplica anche questo la capacità e la qualità. Quindi raccontare questo progetto significa raccontare un bel percorso fatto assieme, una strada che oggi mette a disposizione dell'intera comunità marchigiana nel pieno della propria potenzialità tutto il mondo del volontariato, che di fronte alle difficoltà, invece di chiudersi in se stesso, ha avuto la capacità di lavorare ancora di più assieme, quindi fa una bella solida catena. E io lo metto fra i punti di forza della nostra regione, cioè poter contare su questa risorsa è un punto di forza sul quale poggiare per andare avanti. Non a caso il desiderio di continuare
in questa direzione, di continuare in questo lavoro, fare in modo che questo investimento, questo patrimonio sia in grado di continuare a dare frutti per i nostri concittadini. Se avete qualche domandina? Io ce ne avrei una. Avete già liquidato o... i 2 milioni e 8 qua? Tutti. Ma già liquidati già nel IBAN? Manca soltanto il gruppo di protezione civile. Perché ce l'ha quindi tolto loro IBAN per tutti? Abbiamo dato l'IBAN per tutti. Non ce l'ho questo. Qui c'è solo, c'è la collina fine liquidabile, ho visto, non c'è quella liquidati. Ho fatto anche questo. Qui nell'IBAN, ciuffa. Bastava sbagliare l'IBAN, no, tac. Non è vero, perché il sistema controlla la coerenza dell'IBAN con il nominativo del richiedente. Tutto chiaro? Tutto a posto? Siamo stati proprio qua, 6 mesi. Quindi è iniziato il 24 luglio, la data della sigla della convenzione con la Regione. E finirà? E finirà il 24 gennaio. Peccato a dicembre, la vicina di Natale. Va bene, va bene. Ok? Posto. Grazie tante.